Le iscrizioni aprono mercoledì 10 aprile alle 19. Questo so che era l'informazione che vi interessava soprattutto, è la prima cosa che vi dico, non vi ho neanche salutati. So che molti di voi hanno aperto questo video per sentire questa informazione e non volevo farvi perdere tempo a capire in quale momento del video l'avrei detto. Quindi questa è la prima cosa che vi dico. E adesso possiamo iniziare con il video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al Codi Weevil. Io sono Stefano e in questo video vi spiego bene come funziona lo special di Bologna. Io parto dalle basi perché io so bene cos'è questo torneo qua, però magari alcuni di voi non sanno neanche di cosa sto parlando. Ogni anno c'è un torneo molto grosso, uno soltanto, in Italia. Avete presente quando io commento le finali dei tornei, per esempio le finali dei regionali, dei tornei special, degli internazionali? Poi faccio il video in cui commento queste partite. Ecco, questo torneo fa parte di questa categoria di tornei e questo è l'unico che c'è in Italia. Quindi questa è un'occasione bellissima per fare un torneo come si deve, quindi con tanti partecipanti, ed è in Italia. Quindi è anche un po' un momento in cui la community italiana si trova, cioè praticamente tutti, cioè nel senso è l'unico momento dell'anno in cui si riesce veramente a trovarsi in tantissimi giocatori italiani che arriveranno da tutta Italia per fare questo torneo, ma anche poi per fare anche altri side events o anche solamente per stare in compagnia o anche venire come spettatori. Quindi è un torneo a cui io vi invito a partecipare, io ne ho già fatti diversi di tornei come questo in questi anni ed è un momento bellissimo, è veramente un momento bellissimo. Questo torneo si terrà l'1-2 giugno a Bologna al padiglione 20 del Bologna Fiere. E adesso io vi do tutte le informazioni che mi vengono in mente, potrebbero essere un po' disordinate, ovviamente vi spiego come fare a iscrivervi, quindi state tranquilli che a meno che in questo momento siano le 18.50 del mercoledì 10 aprile e allora magari avete un po' di fretta, tranquilli che non so quanto verrà lungo questo video ma non penso molto, vi dirò tutto quello che vi può interessare e se mi dimentico qualcosa mi raccomando scrivete nei commenti così io vi rispondo e gli altri poi possono leggere la risposta, quindi non fatevi problemi. Allora, cosa posso dirvi in più? Intanto chi vince questo torneo, il primo posto va direttamente ai mondiali, cioè alla qualifica per i mondiali, quindi questo è un torneo competitivo che vi permette di ottenere punti, ci sono tanti premi, non ci sono premi in denaro, è un torneo special e non regional, perché in Italia non ci sono i regionali ma ci sono i tornei special, come anche in altri paesi comunque. È completamente gratuito, quindi il fatto che non ci sia premio in denaro significa poi che è anche un torneo gratuito ed è aperto a tutti. Potrebbe essere il vostro primo torneo, per molti sarà il primo torneo, quindi non serve aver già fatto altri tornei per fare questo torneo qua. Ci saranno oltre 1600 posti riservati al gioco di carte Pokémon, poi ci sarà anche videogioco, Pokémon Go, eccetera. Per carte Pokémon sono 1600 posti, più 1500 per gli spettatori, quindi ci sarà modo anche di iscriversi come spettatori. Adesso, questo qua è il sito ufficiale, poi comunque io vi metto il link nella descrizione, non sto magari a leggere tutto adesso, comunque le informazioni le trovate qua, lo sfogliamo un attimino, ma secondo me le cose principali ve le ho già dette adesso, però facciamo passare qualche informazione nel frattempo e poi vi spiego bene come fare a iscrivervi, quindi non preoccupatevi che adesso vi spiego come iscrivervi perché ho fatto un po' di sondaggi e è il dubbio principale che ha la gente, però adesso vi spiego tutto a menadito. Allora, intanto, per quanto riguarda i giocatori minorenni, possono partecipare ovviamente e loro quando si iscrivono devono indicare poi un accompagnatore che parteciperà gratuitamente, cioè non è che gioca, però devono avere un accompagnatore perché i minorenni non possono entrare da soli. Poi, ci sarà un punto ristoro dentro al torneo, adesso bisogna vedere un attimo nelle varie domande e risposte se si può portare qualcosa da mangiare dentro oppure no. Questo non lo so, non so se è un punto ristoro in cui c'è anche un negozio oppure no, questo vabbè lo vediamo, cioè comunque qua è scritto da qualche parte. Ci sono vari negozietti, quindi comunque cioè, sarà un evento gigantesco ragazzi e tantissimi eventi collaterali, side events, quindi se non fate il torneo o se magari il torneo vi va male e quindi poi droppate, non c'è problema. Droppare vuol dire ritirarsi, nel caso non lo sapeste. Potrete tranquillamente fare anche altri piccoli tornei che ci sono nel corso del weekend. Torniamo all'home page e vediamo cosa si può guardare di interessante prima di passare a vedere la parte delle iscrizioni. No, direi che adesso guardiamo la parte delle iscrizioni, che è la parte che vi interessa. Allora, ragazzi, il sito fondamentale per le iscrizioni è Arcanoin. Si pronuncia così perché un sito tedesco sarebbe Arcanine, è un gioco di parole con Arcanine, vabbè, questo non è importante. Questo è il sito con cui ci si iscrive a tutti i grossi tornei, quindi mi raccomando dovete fare un account qua, adesso qua io sto un po' coprendo con la webcam, guardate, questo qua è il sito,
fate un account qua, è sufficiente avere un account Google, quindi una mail Google per fare il login. Mi raccomando, per poter iscriversi a un torneo bisogna essere iscritti al club allenatori Pokémon, quindi avere un codice che permette di fare tornei. Lo potete fare a questo link, ve lo lascio anche questo in descrizione. Qui io ho scelto il posto peggiore per mettere la webcam in questo video, comunque il link è questo qua, lo avrete in alto. È una cosa che si fa in 2 secondi, gratuita, semplicissima, davvero è velocissimo, fatelo mi raccomando, perché sennò non potete fare nessun torneo. E avrete un codice che il mio è di 6 cifre perché gioco da un sacco di anni, adesso credo che sia di 7 cifre perché c'è un bel po' di gente che si è iscritta nel frattempo, credo sia di 7 cifre. E poi dovrete andare nelle impostazioni, qui voi cliccate sul vostro nome. La prima cosa da fare è compilare queste informazioni qua, che sono informazioni semplicissime, quindi nome, cognome, regione, compleanno e se volete anche i pronomi. Cliccate poi qui in alto, adesso qui la traduzione non è fatta molto bene, sarebbe Play Pokémon Profile, però voi cliccate qua e questa è la parte importante. Qui dovete inserire il vostro ID giocatore Pokémon. Ragazzi, qual è il problema? Che le iscrizioni vanno sold out in un istante, perché ci saranno tantissime persone che proveranno a iscriversi. Se voi queste cose non le fate in anticipo, rischiate di non fare in tempo a iscrivervi, perché dovete farle mentre la gente si sta iscrivendo. Quindi questa cosa vi faccio vedere adesso, mi raccomando, seguite alla lettera tutto quello che vi sto dicendo adesso, perché rischiate di non riuscire a iscrivervi se non lo fate prima. Qui mettete il vostro ID giocatore e poi cliccate semplicemente sotto e scrivete aggiorna, gioca, profilo Pokémon, vabbè questa è la traduzione, quello che è. E siete a posto. Queste sono le cose che vanno fatte prima di iscriversi al torneo. Adesso vediamo un pochettino come funziona l'iscrizione vera e propria. Siamo tornati all'home page. Voi cliccate qua, Events and Tournaments. Upcoming Tournaments, quindi tornei in arrivo. Vi comparirà la lista dei prossimi tornei che ci saranno. Adesso, al momento in cui sto girando questo video, io sto cercando di girarlo il prima possibile perché vorrei far uscire questo video il prima possibile per dare tempo a tutti di vederlo, non c'è ancora la pagina del torneo. Quindi voi qui vedrete Bologna, Pokémon TCG, mi raccomando cliccate Pokémon TCG, a meno che non volete iscrivervi per il videogioco, però se state guardando questo video immagino che siete qui per il gioco di carte. Cliccate qui, quindi immaginando che questo sia Bologna, cliccate qua e vi apre la pagina dell'iscrizione. Ora, questo è il pulsante fondamentale. Ora vedete scritto vai alla registrazione, perché le registrazioni per questo torneo di Los Angeles sono già aperte. Quando metteranno la pagina di Milano, di Bologna, Milano era l'anno scorso, no, Torino era l'anno scorso, Milano l'anno ancora prima. L'anno scorso era Milano o Torino? Non mi ricordo, l'anno scorso era Torino, l'anno scorso era Torino, vabbè, fa niente, non è questo il punto. Comunque, ci sarà scritto, cioè non potete ancora cliccare. Voi dovete refreshare la pagina tipo 2 secondi prima delle 19 in punto, in modo tale che non appena finisce di ricaricare la pagina, compare questo tasto qua verde e voi proprio cliccate velocissimamente su vai alla registrazione. E non basta questo, non è che una volta che cliccate, come quando magari acquisti anche su internet, magari dice, non so, hai 8 minuti per completare l'iscrizione, no, devi essere velocissimo anche la pagina dopo. Quindi è un po' come prenotare i biglietti, cioè prendere i biglietti di un concerto attesissimo, è proprio la stessa cosa. Quindi voi cliccate qua, adesso purtroppo questo torneo è sold out perché è un torneo, cioè comunque che ci sarà qualche giorno prima e le iscrizioni sono già aperte da diversi giorni. E quindi questo è sold out. Comunque, immaginando che invece voi avete appena aperto e quindi non c'è ancora scritto che il torneo è sold out, voi scorrete giù, mettete le varie spunte e cliccate subito iscriviti. Cercate di fare tutto questo più velocemente che potete. Più velocemente che potete vuol dire veramente in pochissimi secondi, perché un sacco di gente proverà a iscriversi. Ci sono tanti posti, devo dire, quindi io mi auguro che comunque tutti riusciranno a iscriversi. Tenete conto che è un torneo che non ha premi in denaro, quindi magari anche dall'estero non è che verrà moltissima gente, magari qualcuno dalla Spagna, dalla Francia che è vicina, ma non so se magari ci sarà molta gente dal Regno Unito. Non penso che arriviamo giocatori dagli Stati Uniti questa volta, come invece per i tornei un po' più grossi che ci sono stati di recente. Però ecco, poi cliccate ok e una volta che cliccate in fondo a questa pagina, allora lì sì che siete tranquilli, perché lì cioè effettivamente siete arrivati al punto di conferma della prenotazione, che per i regionali prevede anche il pagamento. In questo caso è gratuito, quindi non c'è da pagare niente. E lì siete tranquilli. Per avere la conferma che vi siate iscritti, vi arriverà una mail di conferma, ci sarà una scritta su in alto. Se a volte il sito va un po' in crash, perché comunque tutti provano a iscriversi in quel momento lì.
E nel caso bisogna tipo ricaricare la pagina per riprovare a iscriversi. Quindi adesso sto cercando di spiegarvela nel modo più dettagliato possibile, perché mi avete fatto un sacco di domande e vorrei cercare di darvi più informazioni possibile. Poi quando siete lì che lo state facendo vedete che è facilissimo comunque. Cioè la difficoltà è essere veloci e sperare di riuscire a iscriversi. Però secondo me potete stare tranquilli, appunto, come vi dicevo, sono tanti posti ed è un torneo senza premi in denaro, quindi non penso che sarà richiestissimo da molti. Oltretutto è un torneo abbastanza fine stagione, moltissimi giocatori sono già qualificati al mondiale, quindi magari cioè, sono meno le persone a cui servono i punti adesso. Un torneo a settembre è chiaro che quasi nessuno si è qualificato al mondiale e quindi tutti vogliono fare punti. Adesso moltissimi giocatori sono già qualificati e quindi hanno anche meno urgenza di iscriversi e magari un giocatore, che ne so, tedesco, che si è già qualificato, dice non sto a venire apposta fino a Bologna per fare un torneo quando sono già qualificato. E niente, per l'iscrizione sto pensando se ci sono delle cose che devo dire in più. Mi ero preso un po' di appunti e sto leggendo gli appunti adesso perché non voglio assolutamente che mi sfugga nulla. Ecco una cosa importantissima che mi avete chiesto tante volte: la lista deve essere già pronta? No, tranquilli. Quella la cosa che è fondamentale, mi raccomando, ascoltate bene questa cosa, sono sicuro che qualcuno potrebbe fare questo errore, quindi mi raccomando ricordatevelo: bisogna caricare una lista entro le 19 di martedì 16, del martedì successivo, martedì prossimo. Quindi mi raccomando, voi caricate una lista, qualsiasi, potete caricare, cioè davvero, caricate la lista di Vampe Aguzze EX, di cui ho fatto il video qualche giorno fa. Potete cambiarla quante volte volete, quello che conta è che carichiate almeno una lista. Perché se no, martedì prossimo, tutte le iscrizioni che non hanno una lista associata vengono considerate perse. E quindi poi avete perso l'iscrizione. A questo mi collego a un'altra cosa molto importante. I posti che sono avanzati, o quelli che appunto sono diventati disponibili perché qualcuno si è dimenticato di caricare la lista, verranno rimessi in... cioè che ci si può iscrivere giovedì 18 aprile alle 19. Quindi mi raccomando, se non riuscite a iscrivervi mercoledì 10 aprile, potreste riuscire giovedì 18 aprile. Quindi ricordatevi, segnatevi questa data per sicurezza, perché comunque ci sono due possibilità per iscriversi. Per quanto riguarda la lista definitiva andrà poi mandata entro le 7:30 del mattino del sabato del torneo, sabato 1 giugno. Consiglio, mandate la lista definitiva già 4-5 giorni prima. Poi magari nel frattempo cambiate ancora 1-2 carte, però almeno la lista quasi definitiva l'avete mandata, perché è un attimo dimenticarsi di mandare la lista e sarebbe veramente un peccato arrivare la mattina del torneo e rendersi conto che non si può giocare perché si è dimenticato la lista. Quindi mi raccomando. Per quanto riguarda poi gli spettatori, so che molti vogliono andare per vedere il torneo, non per partecipare. La procedura di iscrizione è la stessa che ho appena descritto, solo che anziché andare come giocatore vai come spettatore. Adesso io non ho mai partecipato come spettatore e adesso non ci sono tornei a cui ci si può iscrivere, quindi non posso neanche vedere come funziona. Ma mi sembra che ci sia una spunta in fase di iscrizione in cui tu puoi selezionare se andare come giocatore o come spettatore. In quel caso scegli spettatore. Anche lì è gratuito e penso che ci sia... cioè non penso che i posti andranno sold out così in fretta per gli spettatori, però vi invito comunque a fare tutto il più in fretta possibile in ogni caso. La differenza importante tra giocatori e spettatori il giorno del torneo è che gli spettatori dovranno fare un check-in quando arrivano, mentre i giocatori, tranquilli, arrivano e basta, e non devono fare niente. Adesso comunque vi spiego bene anche questo, eh. Ok. Per quanto riguarda le iscrizioni, secondo me ci siamo. Per qualunque dubbio, mi raccomando, ragazzi, scrivetemi nei commenti. Adesso vi spiego un pochettino come funziona il torneo, cosa portare, tutte quelle cose che magari chi ha già fatto qualche torneo le sa già, però chi invece non ha mai fatto tornei, magari certe cose che possono sembrare banali non lo sono. Cominciamo da quello che bisogna portare. La cosa fondamentale da portare, non vi sorprenderà, è il mazzo. Ragazzi, se lo so, fa ridere, però diciamo le cose come stanno. Dovete portare il mazzo e io fossi in voi porterei anche un portamazzo, perché non potete andare in giro col mazzo in mano così. Il mazzo, mi raccomando, non è che voi portate le 60 carte sciolte, vanno messe dentro delle bustine protettive, delle sleeves. Quindi adesso non sto a fare dovrei fare un video a parte per spiegare quali sleeves sono regolamentari e quali no.
le sleeves monocromatiche, quelle più diffuse in qualunque negozio, sono quelle che vanno bene. Io uso le Dragon Shield, ovviamente le compro da Car Square, che è il negozio che vi nomino sempre nei miei video, che è il negozio del mio amico. Mi trovo benissimo con quelle sleeves lì e ve le consiglio tanto perché non si rompono neanche a mescolarle. Mi raccomando, le sleeves devono essere nuove. Non rischiate di arrivare, anche se le avete giocate una sola volta, a questo torneo non portate quelle. Poi non è che dovete buttarle quelle che avete giocato una volta, le usate in altre occasioni. Ma a questo torneo arrivate con delle sleeves nuove, perché se per qualche motivo c'è una sleeves un po' rovinata, poi metti che magari è la carta asso tattico, casualmente, senza fare apposta, poi magari gli arbitri pensano che state imbrogliando e stavate segnando la carta. E si può essere anche squalificati per una cosa del genere, quindi mi raccomando. Oltre a questo, quindi portate anche delle sleeves di riserva. Quindi avete 60 sleeves gialle per il vostro mazzo, assicuratevi di averne una decina extra. Magari stai mescolando il mazzo così, ti si rompe una sleeves, cosa fai? Se non hai modo di cambiare subito la sleeve, dovresti tipo cambiarle tutte 60, e però il tempo va avanti durante la partita e per questo avresti la partita persa. Quindi è importante avere sempre delle sleeves di ricambio. A me le Dragon Shield non sono mai rotte, quindi non si pone neanche il problema. E altra cosa, portate anche un pacco da 60 sleeves nuove extra. Magari non vi serviranno, dovesse andare molto bene il torneo, che magari fate dei due o andate in top, magari dovete cambiarle. O magari quando vi fanno il deck check, ogni tanto può capitare, vi chiedono di cambiarle. Quindi è sempre bene avere delle sleeves extra. Non è indispensabile, se poi non ce l'avete le comprate lì nel momento se vi servono, però secondo me è meglio comunque averle sempre, tanto comunque prima o poi le usereste. Altre cose importanti da portare? Dadi. I dadi oppure le... vabbè, segnalini per i danni in generale. Io mi trovo benissimo con i dadi perché sono comodi. E poi i segnalini. Quindi segnalini per le condizioni speciali. Quelli non sono obbligatori, però se avete nel mazzo un Pokémon che fa una condizione speciale o una carta allenatore, quello che è, voi dovete avere il segnalino condizione speciale. Poi molti magari utilizzano, che ne so, il coperchio dei portadadi per segnalare che un Pokémon è bruciato, però non sarebbe regolamentare, non si fa così, quindi mi raccomando, assicuratevi di avere segnalini. Anche il segnalino Viastro, adesso non sono sicuro che sia obbligatorio avercelo oppure no, però secondo me a prescindere voi fate in modo di avercelo, anche se non giocate un mazzo con un potere Viastro. Se non vi presentate nemmeno col potere Viastro, vuol dire che state già dicendo al vostro avversario che non giocate un potere Viastro, quindi è anche un vantaggio che date, quindi assicuratevi di avercelo. E poi alcuni amano usare i segnalini per le abilità, quindi magari hai in gioco Bibarel, metti un segnalino sopra per segnalare che ha utilizzato Bibarel. Io per questione anche di velocità e di ordine sul campo da gioco preferisco piegare le carte, non sempre, perché poi io ho i segnalini abilità con il logo del covo di Weaver, quindi a volte mi piace anche usare quelli perché sono molto belli, però ecco, fate voi come preferite, in questo caso non c'è una regola. Altra cosa importante, un tappetino. Non è indispensabile, però è una di quelle cose che hanno tutti e che fanno tutti, anche per questioni semplicemente di igiene, magari il tavolo non è pulitissimo, non lo so, un tappetino vi conviene avercelo. Ci sono quelli della Pokémon che potete vincere ai tornei o comprare normalmente nei vari negozi, oppure magari avere un vostro tappetino personalizzato. Molti si fanno fare un tappetino personalizzato apposta, io ho il mio bellissimo del covo di Weavile e quindi fate un po' come preferite. E non vi serve altro. Io vi consiglio sempre di tenervi sempre lì una bottiglietta d'acqua, perché comunque poi a giocare, a concentrarsi, comunque è importante tenersi idratati. Appunto, qui bisogna vedere poi se si può portare roba da mangiare e da bere sul luogo del torneo, quindi quello verificatelo poi sul sito, però ecco, solitamente una borraccia con l'acqua non è un problema avercela. E queste sono le cose da portare. Per quanto riguarda invece il funzionamento proprio del torneo, quindi effettivamente la mattina di sabato 1 giugno, cioè, voi cosa dovete fare? Se ve lo spiego in maniera proprio semplicissima, perché ci sta che uno che non ha mai fatto un torneo magari dice, cavoli, però come faccio a sapere contro chi devo giocare, come funziona? Voi arrivate sul posto dell'evento. Adesso, gli orari, vediamo un attimo. Programma, ci sono già gli orari, GCC Pokémon. Allora, le porte aprono alle 7.45 e io vi consiglio di essere lì per le 7.45. Agli 8 e un quarto ci sono i primi annunci e vengono pubblicati gli abbinamenti del primo round. Dove vengono pubblicati gli abbinamenti? Allora, io penso che comunque li stampino, in ogni caso, però tutti guardano direttamente dal sito, e il sito è Arcanoin Labs, quindi lo stesso sito di cui parlavamo prima, dove vi siete iscritti, voi andate sempre lì. Voi cliccherete qui su Player Dashboard
In questo momento io non sono registrato nessun torneo, quindi non c'è niente. Quando sarò iscritto a questo torneo mi comparirà una schermata e voi da questa dashboard vedete man mano gli abbinamenti e quindi qual è il vostro avversario. E lo vedrete all'8 e un quarto, il primo abbinamento. Quindi poi è semplicissimo. Ci sarà scritto il vostro nome, il nome del vostro avversario e il numero del tavolo. Quindi voi vi andate a quel tavolo lì che viene indicato, trovate il vostro avversario, chiedetegli magari tu sei la persona che dovrebbe essere per essere sicuro di giocare contro la persona giusta e si aspetta. Si aspetta, non si inizia a giocare così tanto per, si inizia a giocare quando ti danno il via. Quindi tu vai al tavolo, quando danno il via partono i 50 minuti per ogni round e si può iniziare a giocare. E poi il resto, vabbè, le partite non c'è niente di particolare, sono partite normalissime. Una volta finito il torneo, allora, è il meglio delle tre innanzitutto, quindi si fa una partita, un giocatore in teoria la vince, direi di sì, si gioca la seconda partita, se la vince lo stesso giocatore, a posto, ha vinto due partite, se la vince l'altro si gioca la terza partita, può finire in pareggio, adesso sono proprio regole base, ve l'ho raccontate anche in altri video, nella playlist dedicata ai principianti, quindi non mi dilungo su questo adesso. In ogni caso, quando poi finisce il round, ci sarà un fogliettino da parte a voi, voi dovete segnare chi ha vinto e chi ha perso se c'è un pareggio, firmare il fogliettino, e poi o lo ritira un judge, ci sono tanti judge che girano per i tavoli, oppure voi lo portate ai judge, questo sarà detto un po' al momento al torneo. È fondamentale questa cosa perché per poter fare gli abbinamenti del turno successivo bisogna sapere chi ha vinto le partite prima, quindi questa cosa è importante. E questa cosa la ripetete per diversi turni, quindi se siete master saranno 9 turni, senior e junior sarà qualche turno in meno. Non credo ci sia altro da aggiungere sul funzionamento del torneo, se avete dubbi anche in questo caso scrivete nei commenti che poi è anche utile a tutti. Ultima categoria di questa guida è il torneo in sé, ma sono cose che in realtà forse ho già detto queste qua. Allora intanto il torneo si giocherà in formato standard, tornei in formato esteso non esistono. Formato standard è il formato standard attuale, fino a Crono Forze, la nuova espansione che si chiama Crepuscolo Mascherato, giusto? Mi sembra di sì. Non sarà ancora legale, sarà uscita una settimana prima del torneo, ma diventerà legale la settimana dopo. Quindi, cioè, il torneo che abbiamo visto adesso, le UIC che c'è appena stato, è il primo torneo con il formato che ci sarà al torneo di Bologna. Quindi tutte le partite e i tornei che vedrete adesso sono nel formato di Bologna. Bologna sarà, penso, l'ultimo torneo prima che uscirà la nuova espansione, quindi saremo tutti molto abituati ai mazzi che ci sono in quel momento e quindi sarà anche interessante magari provare qualche mazzo particolare perché appunto il metagame sarà bello definito. Ragazzi, prima di salutarvi io ci tenevo soltanto a dirvi che e qui rispondo anche a una domanda che mi sarà fatta da diverse persone, io ci sarò? Ci conosceremo? Potremo fare magari una partita insieme? Sì a tutte queste domande. Ragazzi, allora, innanzitutto, se riesco a iscrivermi, questo è un problema che abbiamo tutti, quindi speriamo di riuscire a iscriverci, mi auguro che voi tutti riusciate a iscrivervi. Se riesco a iscrivermi, io assolutamente ci andrò, ovviamente starò giocando il torneo, quindi magari per buona parte del tempo non avrò tempo di fare delle partite amichevoli, però assolutamente, cioè se voi mi vedete, a me fa solamente piacere, ci salutiamo, ci facciamo una foto insieme, non siate timidi, anche perché io non vi posso riconoscere, anche se voi mi commentate su YouTube io non so che faccia avete, mentre voi riconoscete me, quindi mi fa soltanto piacere, non mi disturbate, venite pure a salutarmi, mi fa veramente piacere. E se poi c'è tempo, potete fare una partita amichevole, super volentieri. Magari il sabato non penso proprio, non penso che cioè che avremo tempo, perché comunque sono 9 round, a meno che proprio me il torneo dovesse andare malissimo, che magari droppo dopo 2 o 3 round, poi non è che vado via, resto lì comunque in zona torneo e possiamo fare un po' di partite. La domenica, se non dovessi fare dei due, io mi auguro di fare due, ma se non dovessi fare dei due, comunque penso proprio che sarò in giro per il torneo e sarò lì apposta per fare amichevole, per chiacchierare, quindi ci sarà modo comunque con più calma di chiacchierare, di conoscerci. Quindi assolutamente, no, perché diversi mi avete chiesto appunto questa cosa, però ci tenevo a dirla anche nel video, così almeno lo sanno tutti anche quelli che non me l'hanno chiesto. E niente ragazzi, io alla fine ci ho messo una mezz'oretta a dirvi tutto, secondo me vi ho fatto un bel riassunto completo delle cose che bisogna sapere, per qualunque dubbio me lo fate sapere nei commenti, cerco di rispondervi proprio velocissimamente, visto che comunque il tempo stringe, visto che questo video lo sto girando lunedì sera. Adesso vedo quando riesco a pubblicarlo, probabilmente sarà martedì mattina, e poi mercoledì aprono le iscrizioni.
Ok ragazzi, dai, ci vediamo con i prossimi video. Ci sono un sacco di video in ballo in questo periodo e non pensavo di fare questo video così in fretta, ma è arrivato l'annuncio di questo torneo, quindi all'istante ho fatto questo video. Arrivano un sacco di contenuti relativi alle UIC e ci vediamo prestissimo con un nuovo video e magari, me lo auguro, ci vediamo anche di persona a Bologna. Ciao!